Buongiorno e benvenuti a tutti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui e non ci fate caso se vede ancora la location natalizia, perché me raga, fino a quando non arriva il 6 gennaio per me date là è finito il mood natalizio e poi prendo e tolgo tutto, anche se quest'anno mi dispiace. Allora, stamattina siamo qui per scartare il sacchetto della Befana di Cibo Zanno. All'inizio volevo fare una 24 ore per vedere se so la dimensione del sacchetto ed è alquanto impossibile fare una 24 ore, anche perché sul sito c'era scritto 10-15 pezzi in base alla disponibilità e comunque alla quantità, cioè tipo dal valore, eccetera. Io ho pagato in tutto 18 euro e qualcosa, però con tutte le spese di spedizione, perché solo il sacchetto sta a 15 euro. Poi ho avuto anche uno sconto del 10% perché vi lascio tutto Gelibox, c'è un codice sconto per chi acquista per la prima volta, queste cose qua, perché comunque c'è un codice sconto e un link se volete supportarmi, vi lascio tutto Gelibox. Non ci fate caso ai miei capelli perché raga, stamattina stavo un po' così, e sono in quel periodo del mese, quindi ragazzi, proprio, però dovevo farlo questo video oggi perché altrimenti poi non riuscivo a far uscire questi video per la settimana prossima. Comunque, io direi che come prima cosa, ovviamente, c'è sempre la mia tazza di latte e caffè, la andiamo a scartare. Cioè, ragazzi, ce l'ho da una settimana così ferma. Comunque penso che non è più disponibile sul sito perché stamattina che volevo andare a controllare un attimo, perché di solito questo sito, avete visto anche nei video natalizi, video assaggio, eccetera, rivende molti prodotti comunque di tutte le nazioni. E quindi ho voluto un attimo andare a vedere se c'era scritto qualcosa in più, ma raga, non l'ho trovata più. Oddio, raga, quanta roba che c'è all'interno. Un bel po'. Vediamo, c'è un odore di Natale, di tipo quei corallini, ma come si chiamano? Quei confettini che si mettono sui struffoli bianchi, ecco ragazza, di quelli là. Ok, andiamo a scartare tutto. Voglio prima scartarla, anche perché prima quando io ricevevo la calza della Befana mi piaceva sempre la mattina scartarla e poi mangiare qualcosina dalla calza, e quindi è una cosa che faccio sempre, la faremo anche in questo video, ma specialmente anche per regolarci cosa mangiare. Ok, c'è questo della Lotus Zebra Original, sembra tipo un po' schiacciato. Come si chiama? No, una tortina, ecco, una tortina morbida della Lotus. Eccola qui, dopo ve la faccio vedere nel dettaglio, che bellina. Poi questo qui della Milky Way Crispy Roll. Sono tipo dei roll di cioccolato con il latte al suo interno. Poi Kaji. Penso che si pronuncia così, raga, scusatemi. Questo già l'abbiamo assaggiato, tipo un mini Kit Kat. Oh, il Duplo White! Oh mio Dio, è completamente diverso dal Duplo. Forse questa è la nuova versione bianca. Dai, però raga, ci sta. Reese's 2 Peanut Butter Cups. Cioè, per 15 euro, raga, alla fine ci sta comunque bella piena. Poi, oh, wow, Herdbeer, penso che sia tedesca questa qui, comunque sarebbe una tovoletta, Bohme, sarebbe una tovoletta di cioccolato con la crema a fragola, penso. Ok, eccola qua. Poi mia sorella impazzirà, Hanuta, mamma mia, Hazelnut, vabbè, non leggo perché evitiamo. Eccola qua, adoro. Cioè, ragazzi, secondo me sono quelle calze diverse da, cioè, secondo me per cambiare un po' ci sta, veramente ci sta. Oh, Milk Cake e Choc. Oddio, questo è quello lì che si vede spesso in televisione, io mai mai assaggiato, mai. Per questo ho deciso di non fare una 24 ore. Poi Skittles, sì, ok. Eccoli qua.
Ma no, raga, adoro! Cadbury, della Cadbury al caramel. Lo metto. No, raga, ci sta alla fine. Ci sta. Guarda, abbasso questi caramello. Poi, ultimi due prodotti, una caramellina alla Coca-Cola. Ma io adoro queste caramelline della Fini. E poi, quest'altro qui, ho yogurette. Eccolo qua, yogurette. Ok, ci sta alla fine. Che bellino questo sacchetto. Non vi faccio la panoramica di tutto perché adesso faccio un attimo una selezione di quello che voglio mangiare a colazione e poi ve le faccio vedere man mano. Io inizierei da questo qui della Milky Way Crispy Roll. Dentro c'è la crema. Ma è buonissimo! Vi faccio vedere, lo sapete cosa sembra? Madonna, raga, come si chiamano? E.T. Poi dentro è come se ci fosse tipo una cialda, è buonissimo. Il togo. Mi sbaglio se la fai togo. Assaggiamo questa zebra, che secondo me era proprio questa zebra. E si sentiva questo odore particolare di quel confettino. Io non ho mai provato i biscotti, ma secondo me voi dite no vabbè Giulia, io me ne vado. Non ho mai provato i biscotti della Lotus, mai. Oddio, ma sa di caramella, di zucchero, di... Oddio, che strano. Brutto sapore. Sa di dentifricio, non so perché. No, non mi piace proprio questo. È proprio strano. È più buono per il momento è questo qui. Mamma mia, era troppo buono. No, mamma mia, mi ha rovinato proprio la bocca. No, no, no. Vabbè, ragazzi, qua già l'abbiamo assaggiato. Non intendo che. Però di sicuro è molto più buono di questo qua che mi ha rovinato la bocca completamente. Ok, direi che per la colazione va bene così. No, raga, questa è proprio brutta. Noi ci vediamo direttamente dopo o con uno snack, perché comunque adesso sono quasi le 10, o con uno snack oppure direttamente con un pranzo. Dopo vediamo un po'. A dopo. Avete visto l'orario? Siamo qui con il pranzo. Allora, io direi di iniziare da questa tavoletta di cioccolato, Erdbeer, boh, raga, non so come cavolo si pronuncia, penso sia anche tedesco. Comunque, andiamo a vedere. Ah, il cioccolato fondente. Oddio, super rosa, vi faccio vedere, si sente tantissimo la fragola, ma proprio tanto, tanto, tanto si sente. Assaggiamo. Oddio, ma che buono! Un po' chimica la fragola. È buona. Chimica e zuccherata da morire. Ecco perché hanno scelto il cioccolato fondente. Mi dispiace che non c'è qualcosa di salato. Vabbè, questa è la calza la Befana. No, ma non mi fa impazzire. Però è molto morbido il cioccolato, non è quello più duro. Anche perché è sottile. Allora, pensate che si sente il cioccolato fondente, ma il dolce della fragola, raga, copre completamente il cioccolato fondente. È proprio tantissimo. Raga, buona. Ovviamente, raga, non me la finisco perché altrimenti qua. Allora, Hanuta, Hasenuta. Allora, io questa qui l'ho provata in un video con mia sorella. Però raga, mi ricordo che non ci fece impazzire più di tanto. Comunque, assaggiamo, vediamo un po'. Ah, sono confezionati. Wow. Sono confezionati. È strano questa cosa perché di solito, cioè, considerate che è un po' simile al wafer,
Di solito qui in Italia non li trovate mai confezionati così. Completamente diverso da quella acciuola, ci sono anche all'interno i pezzi di nocciola. Raga, questo qui lo lascio a mia sorella. Io anche per questo ho deciso di fare una 12 ore, proprio perché è tutta cioccolata e dopo un po' comunque ti stanca. Abbiamo comunque altri prodottini da provare oggi pomeriggio e stasera, quindi non voglio riempirmi da poi farmi voltare lo stomaco. Oddio, sembra proprio un tronchetto. Penso sia fragola. Wow. Questo rispetto all'altro, la fragola è molto più buona, sembra un po' quella raspberry della Loa, che è tipo il wafer, ecco, il sapore è quello. Buonissimo. Buono, 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 buono. Questo è vero, buonissimo. Noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Allora, io direi di iniziare da questa qua. Raga, mi ha perseguitato per tutto questo tempo. Hair Eye Widows. Vabbè, comunque Blue Raspberry. Ok, vediamo, raga, io sono troppo curiosa di provarla. È buona. Beh, non è male. Buona. La lingua blu. Raga, non ci fate caso se ho la felpa. E che di qua fa freddo. Ha la lingua blu. 60 calorie. Buonissima. Però no, questa qui piccolina Coca-Cola, secondo me questa della Fini è frizzante. Vediamo. No, vabbè. No, raga, questa io la amo. Questa io la amo. Che buona. Questo liquido dentro è una gomma. Buona. Questa però la mangiavo dopo aver gettato la gomma. Allora, ragazzi, Skittles. Raga, scusatemi l'ignoranza, ma io penso che sia, come si dice? Cioè, penso che siano caramelle. Infatti, sì, io penso di sì. No, che belle! Non le ho mai mangiate. Mai. Comunque dietro sono scritto tutti i gusti. Ora quella verde, gusto blueberry e pollo. Che buono. Poi la blu, cioè l'azzurrina e blueberry, quindi mirtilli. Brava. Sono buonissime. Le rosse invece sono strawberry e kiwi, quindi fragole e kiwi. Cioè, raga, ma che gusti strani. Oh, no, ma si sposa davvero questo gusto. Pescarelle viola, che sarebbero ciliegie, cherry. Oddio, ma io le adoro. Sembra lecca lecca Dracula. Poi raga, devo trovare i fucsia. Eccoli qua. Raga, dopo questi li riposo. Fucsia e fragola. Vi giuro che sono troppo buoni. Ma spaziali proprio. Allora, questo altro qui è della Cadbury Caramel, leggo. Quindi, allora, raga, duro. Questo secondo me un ovetto ripieno. No. Non ho fatto mai quello. No, vabbè, ma adoro. Cioè, raga, è super pieno. Lo sapete cosa sembra? Il Twix smontato. Scomposto, sorry. Una bomba questo letto.
e ci vediamo dopo con l'ultimo passo di questa challenge. Allora, io direi di iniziare da Reese's. Sapete che io non amo il Reese's, ma puntualmente è sempre qui presente. Cioè, raga, penso che lo facciano apposta, perché è assurda sta cosa. Ogni volta io che non amo i Reese's, mi compaiono i Reese's, ma ne mangio uno perché sapete il mio non amore. Quindi quest'altro lo lascio a mia sorella. Due super novità, cioè raga, io non vedo l'ora di provare questo. Però direi di mangiarmi questo, il Duplo bianco, mamma mia raga, ma che emozione. Mai provato. Lo spezziamo insieme. Cioè raga, non so se potete sentire, ma sta piovendo a dirotto. Ma lo che odore di cioccolato bianco. Dentro c'è il wafer, se non sbaglio. Ma che buono. Il cioccolato bianco è buonissimo. Milka, ma io impazzisco questa cosa. Che odore Dio. Plum cake. No raga, no raga, non ce la posso fare, ve lo devo far vedere. Ma quanto è sfizioso. Ci sono proprio i pezzi di cioccolato. No vabbè, è un plum cake alla fine, mi sa di plum cake. Anche un po' di cioccolato. Quindi niente raga, io sono rimasta molto soddisfatta, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere, mi raccomando, lasciate un pollice in su, ovviamente sempre se vi fa piacere, date un voto a questa calza, così io vi leggo sempre, lo sapete, ci metto un po' ultimamente a rispondervi, ma tranquilli che qua appena quei 5 minuti il mio pensiero va sempre a voi e ai commenti su YouTube, dicono devo rispondere a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me su YouTube. Che sia un pensiero positivo che un pensiero negativo, ma fortunatamente sono sempre pensieri positivi, quelle cattiverie ci sono sempre, ma la vostra bontà supera queste malelingue, come le chiamiamo noi qua. E quindi niente raga, quindi date un voto a questa calza e noi ci vediamo nel prossimo video, anzi ci vediamo domani con un nuovo video e con una super calza da scartare, quindi mi raccomando non perdetevi il video di domani, mi raccomando, ciao!